Eccomi qua, buonasera, buonasera. Vi chiedo scusa, sono devastato. I video dei sub è online. Sto mese niente sub day, amen. Non abbiamo tempo, non abbiamo il tempo fisico di fare le cose. Comunque il video è online. Sono 10 minuti di io che canto, quindi mi dispiace. Ho finito di preparare tutti i Gatti Award, infatti sono pronto qua, ecco qui. Poi dopo ci sono altre scene, vedete, eccole qui, che però tanto sono tutte uguali, perché non ho ancora... Cioè, ho caricato tutto, ma ovviamente non vi faccio vedere un cazzo, naturalmente. E quindi questo è... Tra l'altro ho avuto un problema, un grave problema con questa GIF. Quando cambiavo scena, si incastrava tutto perché la GIF pesava troppo. Bastava caricarla come video, l'ho caricata come video. Però sono stati attimi importanti, attimi importanti. Ah, mamma mia. Comunque, domani sera ci sarà il World Premiere. Durante i Gatti Award ci sarà il World Premiere del video di Natale. Il video lo volevo... Il trailer lo volevo fare molto drammatico. Però ho sentito quella canzone e ho detto... Non posso non usarla. Ci sono diverse canzoni carine, Final Cut incluse. Non posso non usarla. L'ho usata. Oh, sapete che l'ho visto 4 volte da solo? Mi piace un sacco. Grazie a Kuno, nel frattempo, per il raid e per la nuovissima emote del popcorn. Gentilissima. Grazie a Revil Gordon 45 come i piatti rotti durante il trasloco della casa da dove mi gusto le tue live. Grazie alla compagnia delle risate che ci regali. Grazie mille a lei. Allora, io ho dormito circa 3 ore stanotte. Ho fatto il video dei sub, ho finito e preparato i GOTY. Mi hanno dato questo portatile, che adesso useremo, che era completamente formattato. Quindi ho dovuto configurarlo da zero. Installarci tutto, installarci i driver, loggare dappertutto. È stata una giornata impegnativa, devo dirvi. Oggi giocheremo a Sifu, quindi insomma... Mi vedrete piangere, probabilmente. Adesso vediamo. Cos'altro ho fatto oggi? Non mi ricordo. È stata una rottura di scatole il fatto che fosse formattato. Ci ho dovuto smanacciare abbastanza. Ho fatto altra roba oggi, però non me la ricordo. Ah, il trailer. Ho fatto il trailer, sì. Ah, ho caricato il podcast. Mi sono registrato, preparato. Il podcast attualmente è disponibile su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify e Google. No, no. Google non so perché Google fa la preziosa e quindi bisogna aspettare. Su Google ancora non è disponibile. Anche lì, tra l'altro, un circo che non avete idea. Pensavo che Apple fosse la più rompicoglioni, e invece è Google, incredibile. Vogliamo andare a bere qualcosa? Subaki, buone feste, grazie mille anche a lei. Grazie a Masby per i 17 mesi. Una volta, anni fa, di no. Può essere che sia mandato ad altri contenuti creator e venga formattato ogni volta? Allora, sì, però solitamente... come è successo anche con l'altro portatile che arriva, diciamo che ha già il suo account generico e poi la gente ci installa e ci disinstalla la roba. Riceverlo formattato è stata una bella botta e dovrò riformattarlo perché ho dovuto loggare su Windows con i cazzi miei, quindi dovrò riformattarlo. La copertina è provvisorio, della Mocha. Su Twitter l'ho messo il link qui. È solo un placeholder. C'è Pur che ci sta lavorando al logo. Sta venendo molto bello. Però volevo sbrigarmi a pubblicarlo. Su Spotify lo come lo trovate? Sempre come la Mocha. Vi posso dare dei link se volete. Il link per Spotify ce l'ho sotto mano.
Arriva, eh. Ah no, guarda, si è aggiornato, che bello! Che bello, che bello, guarda, se voi aprite qui, bellissimo, guarda qua, se voi aprite questa pagina qui, c'è tutto. Bello, ok, si è aggiornato, prima non c'era, praticamente basta che cliccate sotto e potete cliccare su Apple Podcast, Apple... No, non c'erano prima, se no l'avrei postato direttamente quello. Ottimo, ottimo questo servizio di Spotify, che poi ovviamente... ti fa vedere la cosa di Spotify, naturalmente. Però il fatto che ci siano tutti i link sotto non è male. Vediamo se funzionano. Oh yes. Molto bene. Google purtroppo ancora non ne vuole sapere. Io sono dispiaciuto, ragazzi. Che devo fare? Boh. Vedo per il bot, domani metto tutto, adesso sono a pezzi. Spotify mi dà errore? Strano, funzionava prima. A me lo dà? A me lo apre Spotify. Parte anche, lo sento, mi dà pagina vuota e mi dice di ricaricare. A me funziona da computer. Poi dovete aspettare, naturalmente, adesso l'8, il prossimo podcast, però intanto abbiamo questo. Nel frattempo grazie a Tsubaki, dice buone feste, grazie per i 6 mesi, grazie a Masby per i 17. Dall'altro link va tutto regolare, va bene. Ce l'ho lì, ragazzi, ve l'ho linkato, eccolo là. Magari non lo trovate perché sta ancora... cioè, i podcast ha 13 visualizzazioni. Quindi dateli un po' di tempo. Google, almeno per la prima puntata, ci vuole circa 3 giorni per caricarla. Ma che stronzata. Cioè, peggio della Apple. Io non pensavo che tra l'altro una rottura di coglioni collegare i podcast, voi non avete idea. Oh, però cazzo. Poi alla fine funziona. Il fatto che adesso funzioni tutto nella stessa pagina, sono contento. Fisso il link, vediamo se riesco a farlo. Si scrive, allora, podcast. Quando... ah no, l'ha fatto Q, ok, che paura. Che paura, la... avevo appena inviato il messaggio e Q l'ha pinnato. Cosa fa? Com'è successo? Oh, santo Dio. Grazie. Sono fuso, eh. Sono 3 giorni che non dormo bene. Ah, domani la live la chiudiamo un'oretta prima. Quindi chiudo per le 11, perché alle 11:30 c'ho l'appuntamento dal veterinario per capire che cazzo ha Sif. Non ce la sto facendo più. Non c'è veramente, sono... Mamma. Mi sogna, no, Sif ha la diarrea. Ma viene di notte, viene alle 2, alle 3, porca vacca, una roba micidiale. Sì, Berto, ma guardatelo dove volete. Adesso dovrei mettere il link del podcast sotto il video di YouTube. Farò. Che data Sif, se tu lo guardi, non sembra per niente stare male. Non lo faccio venire su perché adesso c'è un cavo della corrente che corre lungo tutta la stanza. Non sappiamo come mai. Domani andiamo a fargli fare la visita.
Secondo me il cambio di temperatura continuo che c'è. E vabbè. Cioè, io che però sono 3 giorni che... Non dormo proprio. E tra l'altro sono stati giorni veramente pesanti, perché sono stati giorni di placement all'ultimo momento, cose da fare. Infatti questa live dovevo farla ieri sera, però il portatile è arrivato oggi, e poi prepara questo, prepara quell'altro. Sono ancora purtroppo indietro da quando sono stato male, perché poi dopo sono anch'io mezzo impigrito dei fatti miei, però sta cosa mi ha veramente buttato giù. Quindi sono tutto nel gruppone. Io passo da 20 gradi a 2 tra mattina e sera, mamma. Su Spotify si può mettere anche il video, non so se l'hai fatto, ma per me è scomodo guardarlo dal telefono. Ah, non ha senso, se uno vuole vedersi il video se lo guarda in diretta o su YouTube. Cioè, non sono interessato a mettere video su Spotify, cioè... L'idea era metterlo audio. Dici che come te che appena c'è uno spiffero alla fine? No, è che dentro ci sono 20 gradi e fuori ce ne sono uno quando usciamo la mattina. Ci sta che magari questo cambio lo abbia un po' fregato. No, spifferi non ci sono più. Da quando ci hanno sistemato gli infissi, ne parlavo anche con l'Ale. Oh, in casa si sta da Dio. Ogni tanto c'è un'arietta un po' più fresca. È vero anche che quest'anno fa molto meno freddo dello scorso anno. Però... cioè, è proprio una pacchia. Ogni tanto abbiamo sentito qualche arietta un po' più fredda in giro per casa. Però in generale si sta da Dio. Al massimo ti metti una felpina e sei a posto. Durante la giornata in casa fa più freddo che fuori. Cosa? Secondo me qualche batterio intestinale. Lo vediamo domani. Infissi in PVC? Non ho mai parlato di PVC, non so dirti. Cavacca! Vi è piaciuto? Sono contento. Scusate il ritardo, ragazzi, per tutto quanto. Ci siamo persi anche il Modday, ma il Modday lo facciamo settimana prossima, eh? Il Saturday magari ce lo perdiamo, ma il Modday ci tengo. Non l'ho fatto, vero? Sono stato male, non l'ho fatto per quello che è. Lo facciamo. Assolutamente al 100%. Dopo Natale, purtroppo, però... To' il 27, che magari c'è gente, che il 26 forse ancora non c'è gente. Lo facciamo il 27, lo facciamo. Bene. E vediamo, Tsubaki, domani mi faccio... Che comunque lui è attivo e contento, eh. Semplicemente di notte viene a rompermi le balle perché vuole fare la diarrea. Stamattina ho raccolto quello che era raccoglibile, quasi vomitando. E poi ho buttato dell'acqua con l'annaffiatoio per scioglierla un po'. È stata proprio una mattinata iniziata alla grande. Che però... Dai, vabbè, forse riesco a farvelo un po' vedere. Senza fare danni. Ah! E? Lontano mi sono gonfissimo. Non sono più regolare da un paio di giorni. Eccolo qua, guardate questo. Vieni qui. Ciao, vai lì. Bravo. No, non usare i fatti degli altri, ma guarda te. Qui ti scivoli. Ecco. Ecco. Vedi che sta bene lui. Tocca. Vieni qua. Stronzo, vieni qua. Fai vedere che sei parecchio. Tocca. Oh, bravo. Vedi? Te non sta male. Vieni qui. Stanno usando le cose. Quindi è solo una roba che di notte c'ha la diarreissima, non so dirvi. Tolgo la musica? Ah. Scusatemi, era alta la musica. Maverick, grazie per i 22 mesi. Solo di notte? Sì, di giorno è tranquillo. Ha fatto la diarrea fuori nella passeggiata con la mia signora, naturalmente, però in realtà è tranquillo lui, vero? Che sei tranquillo?
È di notte che caghi il cazzo. Una volta, di fa, abbastanza di no. Pestilenziale. Posso dirti? Cos'hai mangiato? Oh. Seduto. Seduto. Bravo. Ah. Ah, che bravo personaggio. Vediamo adesso. Cosa mangia la sera, se posso chiedere? No, mangia i suoi croccantini. Lui mangia monge, anatre e patate. Zampa? Era quello che volevo, sì. Zampa? Zampa? C'ha sempre sto problema da quando era piccolo, che quando lo vuoi accarezzare ti schiva, guarda. E non è mai stato picchiato, ve lo posso garantire. Comunque è la stessa reazione che ho anche io quando qualcuno si avvicina così, se posso dire. Hai imparato da me, forse. Perché io sono stato picchiato. Quindi io ho una giustificazione, quantomeno. Hai visto questo? Lo sai che se arriviamo a 2800 sub, lo apriamo? Sei interessato? Grazie Hiroshi per 55 mesi e Lorge Gun. Buonasera, mi fermo una benedizione per l'imminente sessione invernale. Tanti auguri e grazie. Dimmi bello. No, non diamo lì niente. Non diamo lì niente. No. Lasciamo per... Dai, domani abbiamo il veterinario. No, amore, dai. Super premium. Dai, che la scaga. Gli stiamo dando meno da mangiare apposta. Non glieli far vedere. Non dargli niente. No, non dargli niente. No, c'ha la diarrea, no! Smettila, no! Vai via, tu dici di no! Vai via, te con quella roba, portati via anche tavolo il buono che conosco e non darglieli. No! Cattiva, no! Poverino. Ti odio questa qua, ma c'ha la merda! Dai, che sono stanco, voglio dormire stanotte. Jetfire, salve, auguri a noi. Volevo chiederle un consiglio. Ho intenzione di prendere un monitor serio, tutto così, che non fa battute. Secondo me è buono il Samsung Odyssey G5 curvo. Qual è il G5? Quello 21 noni? Ma ok, ho capito qual è. Quanto sei vicino? Cioè, che ci devi fare? Perché allora non voglio che tu prenda il mio, io ti linko il mio, che non so neanche quanto valga ancora, tra l'altro. Il mio, vado a vedere un attimino su Amazon. C'è ancora lì nella lista componenti PC? No, mi sa che è nei miei accessori, vero? Un secondo, che vado a vedere. Poi parlando personalissimamente, giocando al PC, stando alla scrivania, sì, c'è ancora, però non è disponibile quello lì. Mazza. Ah no, non è disponibile il mio. Vabbè. Dicevo, i monitor grossi non hanno senso. Cioè, se siete seduti alla scrivania e giocate al PC, il 24 pollici per me è perfetto. Cioè, io non faccio fatica a giocare su qualcosa di più grande. Ho avuto esperienza con cose più grandi, però soprattutto se sei vicino, a meno di un metro, a un metro, cioè, poi iniziano a diventare abbastanza abbondanti e anche fastidiosi. Quindi... un conto è usare magari appunto un 21 noni che lo dividi a metà, i due schermi, però considerate che
vi servirebbe appunto in quel caso il 2K, perché sono 4K. Insomma, vi consiglio comunque di rimanere sul 24 pollici 1080, che risparmiate sicuramente tanto, perché è vero che il 4K è più bello, l'HDR, l'HDR è il vero cambio. Ciao Gabrielone. L'HDR è il vero... Se trovate un 1080 con l'HDR, ma dubito, perché mi sa che partono tutti dai 2K. L'HDR è proprio un game changer. Però il 4K su uno schermo vicino, 24 pollici, appunto, perché io consiglio quello su giocando sulla scrivania. Cioè, sti cazzi. Un conto se sei distante, il televisore, allora sì, lì sul televisore vi dico di non lesinare, andate anche su pollici alti, massima risoluzione, l'HDR e tutto quanto. Però su un monitor... Io sono col 32 e ho già valutato un 43. Ho capito, Vito, però cioè, già hai gli occhiali spessi. Tra poco inizi a metterti dei fondi di bottiglia. E come cazzo fai con un 32 e valutare un 43? Così. Su 24 non credo ci siano, mi sa che il 4K va almeno dal 27 in poi, credo. Da quando si fa questo fastidio che rompe il cazzo così tanto una settimana? Io ce l'avevo il 32 pollici sulla scrivania, non vedevo tutto, non curvo, col curvo è diverso, però comunque. Vi do solo questo consiglio: se volete usare due monitor, che siano entrambi o curvi o non curvi. Scusate. È che non stanno partendo i banner, però sono qui i banner. Aspetta. Ah, ok, perfetto. Ce l'ho. Dopo, adesso arrivo. Io ho trovato la pace con un 27 pollici 2K HDR DLG. Per uso gaming è perfetto. Poi un 32K per il film, montaggio e video. Allora, per il montaggio anch'io c'ho un... ho il 21 noni. Adesso non mi ricordo cos'è. Credo sia un 32 pollici 4K sempre. Scusatemi, perché schiacciato è proprio 21 noni, infatti è ottimo. Però è per il montaggio video, per giocare... Cioè preferisco avere un 1080, 60 frame, super risoluzione, che avere un 4K e scendere a patti... E con il frame rate o con i dettagli, cioè io voglio proprio tutto a cannone. Tom Bruno, mi fa malissimo. Gabriel, 27 il mod, mi raccomando, e ci sarà il bonus di compleanno, per cui ovviamente. Anche non uso tutti i giorni, ormai non riesco a sopportare il full HD, troppe poche cose a schermo. Che senso? Che senso, scusami. Basterebbe uno schermo TV senza smart per il PC per capire. Ce ne sono. Samsung fa ottimi prodotti, però se non sbaglio... Sia Samsung che anche LG, no, forse Samsung aveva fatto roba. È che non sono rimasto molto informato perché non voglio arrivare a dare roba più. Scusatemi, ragazzi, adesso mi riprendo. Cioè, devo un attimino entrare nel mood del sono vivo.
Devo controllare una roba. Dove esce l'audio da questo? Un attimo, è che Windows 11 è un po' quello che è e devo vedere. Ok, perfetto, vediamo. Ok. Eccoci qua, vediamo un attimo, un secondo che vedo di far tutto. Perfetto, ok, si dovrebbe vedere questo, si vede, ottimo, si sente, ottimo, vediamo se compaiono anche i banner, dovrebbe vedersi tutto quanto. Allora, oggi giochiamo con un portatile Lenovo che mi è stato mandato con scheda video Nvidia, naturalmente, siamo sponsorizzati da Nvidia questa sera. E utilizzeremo il DLSS, che mi pareva di aver attivato, ma adesso gli diamo un'altra occhiatina. Vai, sparato su qualità. V-Sync? No. Ombre ultra? Senza bordi? Mettilo un po' come vuoi, tanto comunque non lo sto acchiappando dal gioco, quindi vai. Si sente bene? Si sente bene. Chris, la pubblicità mi ricorda di rinnovare, le si vuole sempre bene, anche a lei, grazie mille. Allora, non gioco a Sifu da una vita. Non mi ricordo niente. Vediamo se mi ricordo ancora come funziona. Ah, con la X si tirano i cazzottoni. Con la Y anche. No, mi devi dire di più. Giù su Y. Colpo di palmo. Forse era meglio ricominciare da zero. Cazzo, Gabriel. Chris, appoggiatemi di... No, già letto. Mi mancava, sì, anche a livello di gameplay. Tra l'altro, non c'entra niente. Ma mentre facevo la cacca, volevo fare acquisti folli. L'audio. No, devo passare un pochino. Volevo fare acquisti folli su Steam. Oh, mi ha rifiutato la carta, maledetto. E dove farò dopo? Forse è la prima volta che succede. Che c'è qui? Non lo sapevo mai, non lo apre. Non lo apre. No, sapete, allora io mi sono deciso di comprarmi Sea of Thieves. Alla fine ho deciso, mi compro Sea of Thieves su Steam per giocarlo su Steam Deck. Perché è comunque un gioco che gioco sempre. Lo so che sul pad è una rottura di cazzo. Col pad è una rottura di cazzo, però comunque... Trial is finished. The burning. Are you fast enough? You disappoint. Non mi ricordo i tasti, niente. No, devo ricominciare da zero e reimparare. Aspetta, lasciami fare. Esci. No, morto. Perfetto. Ho 4 anni adesso. Abbandona il gioco. Basta che non me lo chiudi, però. Ha veramente chiuso il gioco? Ma veramente? Ma boh. Va bene. Ha detto abbandona. Sì, volevo tornare al menu principale. Non pensavo. Abbandono. Cosa devo fare? Non c'era di ritorno al menu principale. Se no avrei fatto. Allora, nuova partita. Slot vuoto, che okay? Reimpariamo a giocare un attimino. Difficoltà dice. Si poteva. Si
Si poteva selezionare la difficoltà? L'hanno aggiunta dopo. Ah, ecco. Pandora, non pensavo che me lo chiudesse proprio. Anche perché c'è, ricomincia. Fajar, erbotanico. Macete, mustache. Ok. Vamos. Mi butto dal balcone. Bellissimo. Cazzo, me lo ricordavo così bello visivamente, Sifu. C'è l'albero del cacchio. Come si andava via? Che fastidio, puoi cambiarmi spalla? Dall'albero si faceva, mi sembra strano. Manca l'opzione torna al menu principale. Ah, non sono matto io. Scusa, carissimo, che cazzo devo fare? Ah no, sarà da qua, da qua, da qua che devo selezionare chi devo andare a malmenare, no? No, non è vero. Completo da Young Man. Oh, vai. Gioca tutorial, vai. Oh, là, vai. E però se non lo fa... Ok. Aspetta, 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 aspetta. Sì, adesso ho capito. Devo premere X e A poi. E poi lo spingo. Uccidili, uccidolo, uccido, vabbè. E l'ho ucciso, perfetto. Poi, B indietro, evita gli attacchi alti. Lo streghetta non ha mica funzionato, eh. È così? No, ma non funziona mica, scusami. Non cambia niente. Ah, L! Sono imbecille. Stavo premendo la levetta destra. E uno direbbe grazie a cazzo. Colpo di palmo. E adesso la uccido. Bastia. Non ha il braccio la signora, ma si fa? Non trovo neanche giusto prendersela con le persone meno fortunate. Allora, quante volte la devo fare sta spazzata? Ah, perché devo anche menarla poi. Ma che cattiveria, oh! Ma guardate. Signora, porca troia, mi lasci stare. Aia, vai matta! La SEO qua. Sempiate, sì, sempiate, sì. Oh. Boh, a posto. Prontissimo. Mi ricordo che anche quando era uscito sto gioco non mi ricordavo dove, cioè non avevo capito dove cazzo dovessi andare per iniziare la partita. E lo riconfermo, cioè che cazzo devo fare?
Ah, andare al balcone. Giusto. Giusto. Normale per uscire di casa. They've blocked the entrance to the warehouse. Bastardi. Need to find another way inside. Magari questa grata che si illumina di bianco. I warned you, asshole. Beccati sto Perry. M'ha spaccato la faccia mia. Any regrets now? Tiè, scemo. Any regrets? No. Mi fa ridere il fatto che sto giocando con un portatile che è lì. Quella tastiera tra l'altro abbastanza sgargiante. Io finita la live mi sfondo a letto che non avete idea. Cioè proprio mi sdraio e muoio lì. B, di Bari. Tanto col DLSS, tra l'altro qualità super ultra. E lui super tranqui se ne va. Ok. Masterato. Guarda dove sono arrivato? No. Da qua sono arrivato, ok. Però io potevo correre su per questa muretta qua. Ecco qui. Buonasera. Questo lo spacco la faccia, guarda. Ah no? Non gli posso rompere la testa questo qui? È morto? Ah vabbè, niente allora. Ma siamo sicuri che sta bene il signore qui? Non dobbiamo chiamare qualcuno? Scusami. Ah vabbè, niente. Sarà morto? Speriamo di no, dai. Non si augurano queste cose. Ciao. Si sta iniziando un po' a incurvare qua il bastone. Non si potevano lanciare gli oggetti una volta? Non così. Tipo tiraglielo nel muso. No? You looking to score something? Sì. Che? Insane. Devo starnutire. Devo starnutire, aspetta! Aspetta! Ehi! I can make it. Just need to run at it. Allora. Corro. Oi. Look what we have. Salve, buon pomeriggio. Signora, meno prima lei che... Era la più comoda. Lui gli spacco i denti. Ecco qui. No, l'ho droppato! Ah, ti ho fatto il Perry, scemo! Aia! Gli ho perdiato la bottiglia lanciata. Tutto bene? Ma che fa sta gente tutta morta qua? È strano, prendo una bottiglia, magari bevo un sorso.
il ventilatore che indica della nebbia viola. Giusto. Ma no, che cazzo ho pestato? Open it! Open up! Check this fucking clown! Piri 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 piri. Mamma, ma scherzo, messaggio a quest'ora? No, che è successo? Aia, signorina, che male, che male! Ma siamo scemi! Pare che non si usano queste cose! Eh? Ci rimango offeso? Di a me, che sono più capace. Eccolo. Eccoci qua. No freaking way! Aia! Ma guarda che... Guarda sta gente, eh! Ma adesso... Porca mia puttana! Scemo! Ti pesto, eh! Oh! Non si fanno ste cose! Matto! Ah! Aspetta, eh! Aspetta, 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 aspetta! Vieni qua, cretino! No! Perdermi questo, scemo! Ica, no. Buon mesiversario, buon Natale a tutti, anche a lei, grazie. Adesso ditemi. Mi è arrivato il seguente messaggio. Ciao, quando è, se puoi parla con tua sorella. Che mi sta... Che cos'è un massaggio criptico? Cosa dovrei capire? Entrare nella mente? Beh? È successo qualcosa? Che cazzo ne so, Q? Per i 26 fai finta di non sapere nulla, voglio vedere che cosa ti dice. Non sei in live? Sì, ma mi sono preoccupato. Tom, buonasera, anche se non riesci a seguire spesso in live a causa lavoro, la sabba non manca mai, grazie mille. Ma non è successo. Solite cazzate. Hanno litigato tra loro, non si vogliono vedere. Il 26 porto mia mamma e mio papà a pranzo, che quello è il mio regalo di Natale per loro. Li porto al ristorante. Mia sorella non vuole venire, che non vuole parlare con mio papà. Fine della storia. Wow. Che comunque, se posso dire, è una storia molto più interessante di quella raccontata in Avatar 2. Quanto ci ho messo a raccontarla? 5 minuti? Partire. Patunfeti, scemo! Mamma mia, guarda che fenomeno, guarda che fenomeno. Le ho prese e basta. Holy shit! Holy shit! Spazzata potente, tiè! Dammi questo! No, volevo il bastone, volevo il bastone! Volevo il bastone! Aia! Il bastone! Aia, niente! Ah, che palle, niente, vabbè, dai. Però perdo cose, no, mi arrendo. È meglio arrendersi, no? È meglio arrendersi, giusto? Non mi ricordo più come funziona.
Ah, il lancio? No, non è vero. Non è vero. Ah, la prima morte è scriptata. Dovevo morire per forza qui? Il cinema con gli schermi laterali ha senso, ma non sono schermi laterali, sono proiettori sul muro e accendono e spengono la cosa solamente in alcune scene. Non c'è l'intervallo in mezzo, quindi se vuoi levarti dai coglioni il film più velocemente, bene. È indubbiamente una cosa figa da vedere. Secondo te è un vecchio? Sì. No, non conviene andare avanti, ma puntare a sbloccare un pippolo. Dato che ogni 5 upgrade può diventare permanente. Un pippolo, così dire, la pallina qui. Ah, conviene andare avanti, quindi continuare poi... Ah, perché dopo, quando diventa viola... Ho capito. Costo 2 bar... Cioè, se io faccio questo, no? Sblocco. Quindi mi rialzo. Ah, però non si è mica spaccata. Ok. Mi sembrava molto scriptata la prima morte. Ah, bastardo. Me la speria. Ah, è diventato Saiyan lui. E basta un po'. Scemo. Quindi non conviene arrendersi, conviene andare avanti e conquistare punti. Fin dunque che non è il caso di morirci, insomma. Bastardo nel culo. Ah, se uccido lui, mi ha ridato la mia vita indietro. Ho capito. Cerchiamo un paletto o qualcosa. Dove cammino faccio danni comunque, eh? Un elefante in una cristalleria. I'm getting closer. Questa cosa di ridare agli anni è una rimessa dopo? Sai che non so mica. Non mi ricordo niente. Mi ricordo che non c'è la selezione della difficoltà. Sta cosa degli anni... Cioè non mi sembra nuova. Mi suona come già visto. Però non l'ho mai finito, considerate. Età 21. Sì, vorrei aumentare la salute e l'atterramento. Sarà vero? Dopo mi si taglia vero un papà nero. Non mi par vero. Sì, ti ridà gli anni contro i Saiyan, giusto? Ma no. Aspetta che ho sbagliato strada. Ti dà il potenziamento dopo che ammazzi i nemici più forti. Niente loghi. Vedo, ma io ce li ho attivi e non vanno. Scusate, controllo, ma... sono qua. Non è uscito neanche Nvidia, però, vero? Cioè, io sono attivi. Dimmi. Nulla proprio. No, ma il fatto che non esca neanche Nvidia vuol dire che c'è un problema a monte da qualche parte. Perché qualcosa si è spaccato. Dimmi. Spazzata, guarda, e invece niente. Sbagliamo. Another jump here. I can make. Qui c'era roba? Vado.
Qui tra l'altro c'era quello importante, eccolo lì. Shame I'll have to throw you back through it. Guarda, eh. Infatti. Pareva strano che, non, che mi prende, non mi prendesse. Allora, ciccio, o ti fai menare, o che dobbiamo fare? Spezzata potente, via. Però cazzotti nella faccia. Maleducato, maleducato. Ulla. Ulla. Cattivissimo, cattivissimo. Sblocchiamo il calcio frontale, dai, dai, sblocchiamoglielo. Questo si rompe, non si rompe. Ma scusa, ma non ero sceso a 20 anni di nuovo? Adesso sconfigo mi ridà 0 morti. Ah, però mi abbassa le morti, ma gli anni me li lascia. Ma come funzionava il moltiplicatore? Ogni volta che morivo mi dava un tot, nel senso che muoio una volta e mi dà 1, muoio due volte e mi dà 2. Quindi faccio 20, 21 e poi 23, così funziona, eh? Ok, ecco perché mi ritoglie la morte. Perché in realtà non mi ridà l'anno indietro. Ho sbagliato? Dovevo chiamare l'ascensore? Mi sa che era il caso. No, niente, vabbè. Buon pomeriggio. Qualcuno si è cagato addosso, ha perso la carta, niente. C'è niente. Come on, speed this up. I don't want to be late for the club. Posso farla stealth? I plan to win big tonight. Who in the fuck? Mamma mia, se sono il potere fatto a persona. Guarda qua. What the fuck? Sei, l'ha detto, l'ha detto. Olà, olà. Aia, che pugna. È arrivato quello lì con gli occhialetti. Vai che forte. Non ha gli occhialetti, sembrava. Porca troia. Non me l'aspettavo quel rientro. Aia, basta. Cosa picchia questo qui col bastone? Signorina, anche lei. Aio! Aia, oh, Bonnie! E niente. Mi fa veramente ridere. Mi fa ridere tutto ciò. Mi fa veramente ridere. Sì. E non si rompe. Esatto, esatto. Se le accumuli praticamente le morti, se non le recuperi. Vabbè, figo, figo. Ma me la ricordavo la meccanica, più o meno, a grandi linee. Poi per carità, sto giocando male, ma devo imparare. Ma mi ha scritto anche la Roberta adesso. Non so. C'è qualcun altro che vuole chiamarmi tra poco? Che sto per mettere un po' di ansietta. Adesso mi chiama anche l'Ale. Abbiamo fatto tutti. Posso prendere della coca? Ah no, è una tesserina. Ok, non andare avanti, prendo un bastoncino nuovo. Non è un gioco in cui diventi subito pro, anzi, ne prendi una cifra e devi essere bravo. No, no, ma mi ricordo che era abbastanza incazzato. Infatti non l'ho finito. Il problema di questo gioco è che te lo devi imparare a memoria una certa. Lì che due coglioni. Niente. E adesso quando revivo vado a 25 anni. Ma tanto a noi cosa ce ne frega. You must enjoy the taste of defeat.
Cioè, una certa mi è venuta proprio a noia, perché diventa molto ripetitivo. Cioè, io capisco la challenge ed è figa quella cosa lì, l'apprezzo. Però purtroppo si nota, o almeno personalmente parlando, che era questo? Personalmente parlando si nota, ok? Si nota molto che a livello di idee siamo quasi a zero e si sono rifatti sulla difficoltà. Perché aumenta l'età è la dinamica del gioco. Praticamente ogni volta che perdi lui torna dopo essersi allenato per sconfiggere gli avversari. È un'idea molto figa in realtà. Io purtroppo giocandolo mi sono reso conto che non c'era tutta questa gran profondità di gioco, al di là di un gameplay straordinario, per carità. Il gioco non è molto lungo e per farlo durare il più a lungo l'hanno reso il più difficile possibile, tanto da quasi farti arrivare al devi fare il perfect almeno i primi due livelli, altrimenti col cazzo che arrivi alla fine. E lì dici sì, però e poi devi salvare, devi fare. Ricordo che mannaggia Stray Sifo non ha vinto roba. C'era altro. Grazie Gabri, 13 mesi, dia un pugno in mio onore. Eccolo là, è morto, ce l'hai sulla coscienza adesso. Aiau, bastone. Ma lui ha le mani rosse, si è fatto malissimo. Quanta gente c'è? Niente. Adesso sto giocando male, ci sta. Hanno portato tutto sulla challenge e gameplay, ma nemmeno troppo innovativo. E in realtà il gameplay mi era piaciuto già dai tempi di coso? Di Absolver. Il gameplay funziona, il gameplay lo apprezzo. È vero che Stray che ha incantato la giuria o cose, che si vede quanto Sony fosse importante in un evento del genere. Ho capito, signori, però e che cazzo, che trappolone. Sta gente, non posso dirlo. Tranquil, grazie per i 22 mesi. La meccanica del muori, ti tolgo del tempo. Non ricordo un altro gioco che fa la stessa cosa. Impossible Mission. Sì, non così, però sì. No, però non è male come giochino. È uscito altro a livello di indie quest'anno che meritava di più. Vado. Maso, prova a rinfrescare.
funziona niente oggi, fatta? Boss, and nobody gets through. George stays alone. He's expecting me. He's expecting me. I don't think so. No way. No fucking way. Mica ha shottato subito il signor Otto? Che culo. Aia. Aia! Guarda che ci rimango offeso! Cazzo! Scemo! Guarda che la gente così ci rimane paraplegica poi. Ma guarda te che sto cretino, guarda. Ma ti sembra cose? Cosa fa questa da dietro poi? Si vergogni, signorina! Alla sua età! E comportiamoci a modo. Cazzo. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma mezzo alle frasche qua. Ecco qui Maso, finalmente, grazie. Zero Damison. Non ci saranno ferie. Anche perché è tutto di domenica, quindi. Salute d'atterramento, dammi. Non mi serve. Devo essere sincero, non ci sarà Monkey Island domani sera, ve lo dico già adesso. Era difficile da infilare e c'era altra roba. Non sapevo proprio dove metterlo. Tu cuoco, Gabriel, per quanto mi riguarda Monkey Island... Cioè, dove cazzo lo mettevo? Come categoria. Già ho dovuto accorpare un po' di roba a cazzo. L'unico posto dove poteva essere messo era il GOTY, però per me non l'ho candidato perché non c'entrava. Ho giocato roba che banalmente mi è piaciuta di più. Mi è piaciuto Monkey Island. Non così tanto. Menzione speciale? No. Anche perché come GOTY non mi sembra... allora ragazzi, Monkey Island l'ho voluto candidare per vari motivi. Allora, il gioco è filato abbastanza bene, un classico ritorno ai Monkey Island, molto bello, con alcuni scivoloni che mi hanno fatto un po' cacare, però non è che è stato innalzato come gioco, cioè non è che è stato il futuro del gaming. Era un onesto seguito di Monkey Island. Grazie Gordon per la sub, che mi è piaciuto, per l'amor di Dio. Boh. C'era roba in più? No, il finale per me è stato di una paraculata infinita. Tolto quello. Ho visto anche molto brodo allungato, giusto per allungare appunto il brodo e le ore. Per quanto rimanga bello, c'è una parte centrale che è abbastanza vai avanti e indietro, giusto per farmi perdere tempo. E questa è una cosa che proprio mi sta sul cazzo. E graficamente non sono riuscito a farmelo piacere. Cioè, andava bene, ma no. Quindi... non era male, era buono. Ho giocato di meglio, semplicemente. Tutto lì. Poi, io ho dovuto scegliere tra i giochi che ho giocato quest'anno. Nei Game Awards meritava di essere menzionato. In mezzo a tutto il resto. Cioè, il fatto che non sia stato menzionato ai Game Awards con tutti i giochi, per me è proprio insensato. Perché lì c'erano tutti i giochi, non c'erano i giochi che ha giocato Gatto quest'anno. Non è vero che non è nelle mie corde, l'ho apprezzato. Aia, oh, allora sto parlando di Monkey Island deficiente. L'hai giocato tu? Cretino di merda. Guarda te. Oh, guarda sto testa di cazzo. Vieni qua. Porca troia, ti acceco, te! Se ne ha approfittato subito, appena uno parla.
Si fa. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Dai, 2 ore a terra, tirati su, scemo. Niente. Mi piace un sacco spazzarmi. Vieni qua che ti spazzo anch'io, così, guarda. Dai, me l'ha fatto lui, ma lo volevo fare io. Ma non ce l'ho. Aia. Mi incula. Zed, grazie per i 3 mesi. Per i 7, sto vedendo che cazzo. Ho prurito, aspetta. Ho prurito, mi gratto che ho prurito. Dai. Ti schivo, Dove va? Telecamera, aiuto. Non dovrebbe fermare il tempo sta cazzata? Chi è? Prendo pugni, ma forti, Due fasi, lo stronzo. Oh no, Machete è quello che kills. Ah, me la ricordo sta seconda fase. Adesso mi lancia le robe da in mezzo al boschetto. Ma poi come funziona lui? È mistico per davvero? Sono vecchia come il cucco e sono cresciuta con Monkey. Una lacrimuccia scende sempre. Ok, ragazzi, però... Allora, adesso non è che vi voglio criticare a voi altri per quanto riguarda i vostri gusti e quant'altro, ma in questo nuovo Monkey Island, al di là dell'effetto nostalgia e del nome che, per l'amor di Dio, ok, un grande ritorno di Ron Gilbert e tutto quello che volete, ma voi ci avete visto qualcosa che vi abbia fatto dire: ah, vedi, adesso sì che ha cambiato questo paradigma, adesso sì che ancora una volta è riuscito Ron Gilbert a farmi dire cazzo bravo, se non c'era lui nessuno faceva una roba del genere, perché io sinceramente questa cosa non l'ho vista. Cioè, non è un brutto gioco, è un bel gioco, si ferma lì. Cioè, non dici cazzo. Perché il fattore nostalgia è lo stesso motivo per cui io ho finito Pokémon Scarlatto. Che poi lì non si sta parlando di un bel gioco, per carità. Però è quello. Ma c'ho un prurito, cane. Delusione totale? No, delusione totale è esagerato dall'altra parte. Sono già un 28enne. Ho questa barbetta. Io mi immagino invece che anziché tornare a casa ad allenarsi e tornare, questo qui ha aspettato a vederlo crescere. Sono stati lì 2 anni, hanno pranzato assieme. Perché anche se fosse lui che torna a casa, no? E si allena e poi torna. Ma di nuovo qui nel boschetto lo trova? Ma uno in 2 anni magari si leva anche dai coglioni, no? Che è sta storia? Niente, volevo fargli l'attacco, ma... Non è il ciondolo... Ah, è il ciondolo che ti fa fare il mago? Perché si è rotto? Come funzionava la meccanica del rompersi? Ma quindi lui lo vede invecchiare davanti ai suoi occhi per davvero? Mi
Invece Stray per me è inaccettabile che sia dove c'è, cioè proprio Stray miglior indie che non è un indie, cioè proprio follia. Ma anche fosse stato un indie, c'è di meglio, semplicemente. La candidatura a miglior indie la capisco. La vittoria, no. La candidatura a GOTY, no. Ah. Andiamo al club. Ma sai come va? Tutto bene, grazie. Sono un po' stanchino, ma tutto bene. Voi tutto bene? Fatemi un bel rinnovo. Fatevi sentire! Trama di Sifu. Allora, il boss della situazione qua ci aveva ammazzato il padre, se non sbaglio. E gli ho detto, porca troia, adesso mi avete fatto girare i coglioni, vengo e vi smantello tutto l'armamentario lì. E lui va e gli spacca la faccia a tutti quanti. Ah, scusami, lui non era... Vabbè, dai, ammazzo pure te, già che ci siamo, a posto. Che vampire. Private party. Back off. No. Questo lo devo picchiare invece. Da lì i tipi facevano i fatti suoi, questo fa il lavoro suo e gli spacchiamo la faccia. Ma guarda te, non c'è più religione, eh. Voglio una Fanta. Cazzo. Adesso prende uno degli anellini, dei soldini, quelli mistici, lo mette dentro per prendersi una bibita. Oh, scusa, ma qui c'è una chiave, non posso ciurarmi qualcosa? No. Ah, è uscito NordVPN, è vero. Eccolo, non hanno cambiato i banner. E infatti anche NordVPN in chat, vedo, non c'è... Non è stato cambiato niente. Abbiamo gli stessi banner. Aspetta che glielo scrivo. Eccolo lì. No, di solito viene sostituito. Di solito appunto viene sostituito il bot che anziché spammare NordVPN spamma quello che deve spammare e poi dopo cambiano i banner. Io rimango lo stesso purtroppo, io sono insostituibile. Non nel senso che sono inestimabile. C'è di meglio, però purtroppo qua so io che porto avanti la baracca. Chucky, grazie per i 64 mesi. Ah. Una volta, anni fa, di no. Sarebbe l'area che porta avanti alla baracca, ma ok. Ostia. Te dà una grande mano, non voglio sminuire, però cazzo. Mamma mia, come sono gonfio, cazzo. Ho visto un kick e non ho capito perché. Vi dico solo, comportatevi bene, per favore. Spaccarti la faccia, vieni qua, scemo. Ti pare che non ti spacco la faccia? Sono qui apposta, vieni qui. Cretino, guarda. Ecco. Mi sa che sto a digiuno per i prossimi 4 giorni. Ho mangiato la pizza. Ho ordinato più del dovuto sta settimana. Perché ero talmente stanco che non volevo neanche pensare a cosa mangiare. E ho ordinato. Pensa a te che roba. Però devo.
Adesso mi metto un pochino a stecca. E non sono neanche uscito con Sif perché stava male e quindi... Attività fichisa zero. Ma di pancia no, sono pieno. Addirittura Cook dice che 10 minuti sembrano pochi. Cosa cazzo è successo in chat? Devo uccidervi? I loghi li devo mettere io? Ho sbagliato io? Ah! Faccio subito! Oddio, mi si è aperto un mondo. Cosa devo mettere? Scusatemi. Mi ha mandato una cartella e ci sono solo quelli di Legion, però non ci sono quelli di Nvidia. Ah no, sono qui in allegato quelli di Nvidia. Oh mamma, è la prima volta che devo fare una cosa così. Scusatemi, mea culpa. Non ho mai dovuto farlo. Allora, aspetta che tolgo questo. Faccio questo. Sono a pezzi, scusatemi ragazzi, è stata proprio una giornata micidiale, la fine di una settimana micidiale e mi sono proprio... ero tranquillo, scarica in un batter d'occhio, sistemo tutto easy. Ah, mamma mia che voglia di Skyrim che ho anche io. No, come zippato, non mi zippare le cose. Prendiamo questo. È bianco, non vedo niente, ma mi fido. Uno. Che musica. L'altro non me l'ha salvato. Perché? Perché mi vogliono male. Cosa succede? Questo? Questo è figo. Ok. Mazza ciccione. Guarda che figo che viene così. Ci piace? Risolta. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Vedete? Dovrei essere sostituibile. Sigv, buonasera, spero che questo sia il primo anno di una lunga serie, le si vuole bene anche a lei, grazie. Chiedo scusa. Veramente zero, non pensavo di dover fare questo. Tant'è che appunto anche ieri sera mi sono fatto i cazzi miei e avevano cambiato tutto loro. Una mazzolata in testa così ti ammazza, eh? Audio.
Lui è tosto. Lui è tosto. Guarda che questo qua adesso si trasforma. Sicuro. Lui si trasforma, 100-100. Aia, oh. Lasciami menare quello che tanto guarda che si trasforma. E allora picchiami. Vede la barra della vita? Ah, è vero. È censurata. Adesso sistemo. Sia meglio la mazza da baseball in legno per fare del male a qualcuno rispetto a quella di ferro, no? Quella di ferro non è troppo leggera, che va bene per dare la legnata alla palla, ma la mazza di ferro, la mazza di legno è più cattiva. Scusami. E poi lui chi sarebbe, il cuoco che viene fuori con sti guanti? Chiedo se sia cava o no, ma quelle di ferro sono cave. O le fanno piene. Le fanno piene quelle di ferro, mi sembra strano. Cocktails? È vuota quella di ferro, appunto, più leggera. Per me la mazza di legno fa più danno. Sino che se ti danno una ammazzata con la cosa da baseball di metallo, te torni a casa tranquillo, ovviamente. Però tra i due semplicemente quella di legno è più... lascia di più il segno, ecco. Cioè, non è una carriera, esatto, no? Diciamo che non sei proprio sereno. Dopo che uno ti ha dato una mazzata in testa con la mazza da baseball di ferro. Però è più probabile magari che ti risvegli rispetto a quella di legno che... fatto sta coglione. È morta quella dietro. Mi sto preoccupando per la sua amica. È tutto a posto? È morta. Mamma mia, malissimo tra l'altro. Chi è che spara? No? Ah, che sboronata. Bravo. Non vorrebbe far più male, ma è più leggera. È proprio più leggera quella di ferro. E poi se hai la testa dura e io ti colpisco con tutta la mia forza con la mazza da baseball di ferro, la mazza si ammacca, vuol dire che fa così, fa flop e non è che attutisce, però se fa flop riduce il danno. Quella di legno invece è massiccia, se ti do una legnata te la spacco la testa, perché non è la mazza che si piega, è la tua testa. Se si ammacca dispende energia, esattamente, esattamente.
Con la mazza di legno invece la cosa che si ammacca è la tua testa. È alluminio, non è ferro, e quindi ha maggior ragione. Ciao marca dei termosifoni. Let's go! Olè. Signora, ha paura? Meglio. Che muoia, così mi dà vita. Non me l'ha data, niente. Oh no, ci sono i due marmittoni. Mi veniva solo Ciccio in grassia. E l'altro come cazzo si chiamava? Porca troia. Franco Franchi, grazie Gab. Mi ha dato un pugno che mi ha ucciso, un pugno micidiale, era un pugno invece lo rompe, non lo rompe. Ah, ogni 10 anni si spacca quello, vero? Se faccio così, tiene le balle. Ma si poteva fare, o è una novità questa? Aia, aspetta che c'ho il bastoncino, tieni. Sì, che questi stuzzicano i denti, questo coso, però allora. La mazzina si spacca anche se colpisci male la palla, non è resistente come sembra, soprattutto se la impugni male. Ho capito. Però se la impugni bene e tiri una bella legnata in testa a uno, gliela rompi la testa. Perché è più dura e più pesante. Ho trovato un forum dove si discute di quello che fa più male. Dimmi tutto. Vai. Dipende anche da dove colpisci. Beh, se colpisci in fronte fai meno danno. La parte più dura della testa. Tanto sta iniziando a farmi molto male il ginocchio tra adesso. Non so perché. Il peso non è tanto diverso, semplicemente più elastica trasferisce meglio la forza. E allora mi sa che quelle moderne sono più leggere. Vorrei uccidere la signorina, aspetta, eh. Aia. Aia! Una volta, anni fa, di no. Io ho impugnato la mazza da baseball ai miei tempi ed era veramente pesante, eh. Ma di una massiccità importante. Lucius, grazie per i 36 mesi. No, penso poco. No, non è perché sto prendendo peso che mi fa male il ginocchio. È il ginocchio di quando sono caduto dalle scale. Sono caduto dalle scale e ho sbattuto il ginocchio nello spigolo della scala. Sa. Vivo in due che forse è troppo lungo. Dicono che il legno è più massiccio e fa più male. Però quello in alluminio è più facile da pulire perché non assorbe. Da pulire? Perché non assorbe. Il sangue? Che forum è? Che cazzo di forum è? Poi uno arriva e dice: saponetto di asciugamano non lascia segni, quindi se non muore per lesioni interne, per un,
non può nemmeno farvi causa per danni. Cosa? Cosa? Ma che cazzo di forum è? Solo difesa personale. A me sembra più un forum per delinquenti, però va bene. No, non ho sbagliato persona, che dici? Come on, Chen, kick his ass. I got a shit ton of money riding on you. Entro in chiesa. Forum sull'omicidio. È un po' sì, eh. Cioè, se ti insegna a menare la gente senza che ti faccia causa, non mi sembra proprio autodifesa. Chi non si porta dietro una comoda mazza per difesa personale? Te la vendono proprio al tabaccaio, no? Ha 38 anni, che fico. Poi mi piace molto il fatto che quando lui invecchia di 10 anni fa più danno e ha meno vite, è molto figo. Dammi un omaggio col cioè. Questo qui era tutto fumo, niente arrosto, se non ricordo male. È il cantante di Kung Fu Fighting, no? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Everybody was kung fu fighting. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. My fist are fair than lightning. Hey, come on. Me l'ha rotto. 40 anni, tondi tondi, auguri! Come li porta bene, io ho male al ginocchio. Che musica tribale. Che puoi arrivare al massimo di 70 anni e tu sei già a 40. Sì, però non è considerato questo. Manca solo mezz'ora di live. Il cioè esce ancora in più di una versione. Ma non è un po' scemo? Cioè, si dice ancora cioè. Cioè, i ragazzi. Cioè, pensa che lo sto dicendo io. Voglio dire, i ragazzi di oggi dicono ancora tante volte cioè. Non c'è bro adesso? Above this door are the three trials. Sì, va bene, ciao. I'm ready. Then step through the door.
Me lo immagino in Magazine Bro, ma sicuro ci sarà. C'è Fra, è vero? In Spider-Man... Ah no, aspetta, è il buio, semplicemente. In Spider-Man c'era... Non diceva Fra in Spider-Man? Step forward. You're about to be tested. You're about to be tested e scappano. No, zio diceva. Dicevano zio in Spider-Man. Vacca boia, che fastidio. Che avrei preferito il bro. Cioè, ci sono delle cose che proprio io non capisco perché tradurle. Cioè, vorrei sapere, l'ha detto alla localizzazione che ha detto, ma traduciamo bro in zio. Lascia bro. Non si dice bro tra i giovani? Si dice. Of the fist. Sto grattando il sopracciglio. Shall not fear death. La gente viene in chat e mi chiama bro. Mi chiamano Fra. Si prendono confidenze. Dei mille robe. Gennaro, sono 9 come le vite dei gatti. Grazie signor gatto. Come dice che Garibaldi a Nizza abbiamo fatto pizza. Non mi ricordo, avessi detto, ma mi fido. This battle isn't over yet. You're a fast learner. Ostia. Signora, come è arrivata veramente incazzata lei? Un trenino Thomas di stronzate. Venga qui. Dov'è? Te che te. Te che te. A proposito di trenino Thomas, guardate Bullet Train, è molto bello. Trino Thomas è molto importante, però tranquilli, vi fanno un'infarinatura generale. Fra l'alternativa a bro. È più brutto però. Sì, no, è vero, però è brutto. You impress me, è per forza, sono morto, signora, davanti ai suoi occhi. E sono tornato più vecchio. E non riesco a ucciderla. Ehi, che cazzo, dai. Prendo questo bel mattone. Originale la dude. Ma sempre bro ci sta bene. E quelli che entrano nella tua attività esordendo ciao bello. Ma che dico? Beh, qua uguale, eh. Qua gente arriva e mi chiama fra, bro. Tutto. Stai tranquillo. Molto bella questa cosa. Ricordo a tutti che un mattone fa più male di un colpo di mazza da baseball. Se non si rompe, sì. Non so i mattoni di oggi se si spaccano a metà. E invece no! Ah, inaspettata questa mossa! Come on, wake up! Un Saturday Night London, Paris, gonna Tokyo. Tiè. Non si aspettava una mattonella nella faccia lei. Poverina. Mi ha chiamato Pathetic. Ha fatto bene, ma ha ucciso. Ma non parlatemi di coso, per favore. Di Cyberpunk, che tristezza. Un grandissimo hype disintegrato. Parapapa.
Se si spaccano comunque sono molto taglienti i mattoni. Sì, certo. Però se uno te lo lancia dietro devi considerare quello, l'impatto. Qui non c'era un power up. Da che parte? Non correre sopra il muro. Ho premuto A, non ho fatto niente. Ah no, sta leggendo, però non me l'ha tradotto. Maleducato. Se sono forati, sì, un mattone sano di tuffo è difficile che si crepi. Ma li fanno ancora tosti tosti? Scrigno del fuoco. End of the road. Come on. You disappoint. Il mio bastone si è rotto. Oh, comunque sono arrivato al secondo livello la prima run, eh. Cioè direi neanche male. Poi sicuro il signore qua delle fiamme mi spacchetta il culo. Prendo questo bastoncino piccolino. Adesso vedi che legnate che gli do. Il club. No, non dirmi che ha droppato il bastoncino. L'unica roba che avevamo. Che brutta abitudine fumare. Peccato che non abbia vinto niente questo gioco. Come si diceva prima, my arms are yours. Non è niente di che. Cioè, tante belle idee, però si sono puntati più sul fare il gioco super difficile challenge piuttosto che it represents a school for the che un gioco completo. Che quello che ottieni comunque non è male. Però porca di una puttana che è male. Che mi ha fatto lui, Si toglie o devo stare qui a prenderle? Allora picchiami. Mi ha picchiato infatti. Te capisco perché Sifu non abbia vinto. Non capisco perché abbia vinto Stray. Questo è un altro discorso. Gatto, le fate tutte giuste. Pugni negli occhi, eh? Eccolo. Arriviamo ai 49, dai. Let's end this. È quello, Gabriel. È esattamente quello che dici, è giusto. Devi imparare a giocarci. Che lo rende un gioco carino, ma. Poi dopo un po' dici, ma anche sti cazzi gioco altro. Andare a bere qualcosa? Dai, Vince. Atrax, buona serata. Ieri è il mio compleanno. Tanti auguri in ritardo, allora. Tanti auguri.
design di questo gioco mi è comunque affascinato. È troppo figa sta roba che... No, no, ma infatti sono d'accordo, sono d'accordo. Ha tante belle cose, però il gioco è veramente poco profondo, capito? Cioè, non... poca varietà, poca profondità... È un giochino che, tra l'altro, cioè, ci sta, non è neanche... Se non sbaglio, non è venduto a cifre folli, Sifu, giusto? Nessun dubbio che abbia vinto sia debutto indie che indie. Che di cosa parli? Di Stray? Ma Stray non meritava niente. $39.99. Va bene, cioè 40 euro ci sta, Ma io sono vecchio adesso. Bestia. Non mi ha funzionato la schivata, non so perché. E tanto questa è la fase 1, quindi figurati. Allora, il bastone. Ok. Telecamera. È diventato un Souls-like. Sono nugati i capelli, sono invecchiato, ho 50 anni. Adesso da fuoco tutto con la sigaretta, perché è una brutta abitudine fumare. Non fumate. You're almost as good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard school. Who are you? Have you not figured it out by now? And on one side, bambino. Enough games. Let's put an end to this show. Non posso. Giorgia, buonasera. Approfitto del rinnovo per fare in anticipo tanti auguri. Buon Natale anche a lei. Tanti auguri e grazie. Ostia, quanti anni? Oh, 63. As stubborn as our elder masters. Una volta, anni fa, di no. Ma poi perché lo rialzi? Ma lascialo a terra e menalo. Cos'è sta carineria? Se lo batto sono un fenomeno, Non lo faccio, perché ho due vite, però... Bestia. Però non me la meritavo. Ecco, neanche questa. È un forato quando serve. È un rhythm game, esatto. Cioè, è bello da giocare, però è appagante fino a un certo punto, comunque. La soddisfazione che ti dà... Volevo raccogliere quell'oggetto. No, resta lì destraiato, che ti devo dire? Deficiente. Ecco. Non ce la faccio, mi uccide lui. 69 anni. Oh.
Che sfiga. Si rialza? Si rialza però, attenzione, 76. Adesso un pugno muore però. Ale. Non era 80 al limite? E immagino che lo sia. Ah, bravo lui. Posso anche non ucciderlo? Non lo sapevo. E se lo sapevo me lo sono dimenticato. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Vi saluto. E vado. Bello però, ha funzionato tutto. Sono contento. Bravi tutti. Aia, mi ha fatto click il gomito. Pensa a te. Complimenti al portatile che ha tenuto botta tutto il tempo che doveva tenere botta. Ma c'era da aspettarselo comunque. Insomma, è un portatile di un certo livello. Cosa stai facendo però, signor portatile, adesso? Un attimo, è che rimetto la risoluzione giusta, perché non aveva... non è in 16 noni quel portatile lì, quindi ho dovuto ridimensionarne l'interfaccia. Scusami. È giusto. Va bene. Allora. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona notte, andate a riposare, domani mattina abbiamo il nostro diner caffè da gestire e vi ricordo che faccio un'ora in meno perché devo andare al veterinario.